Buongiorno a tutti cari miei telespettatori, e oggi il vostro Alfonso Goffredi vi informerà sui cambiamenti climatici europei. Sull'Italia ci saranno temporali di lacrime amare dei migranti respinti verso la Libia, allagamenti a San Pietro, miracolo, il Papa apre i porti, la Lega in risposta chiude gli acquedotti. In Francia i gilet gialli hanno provocato crateri e terremoti su tutto il paese. Dal satellite, questi crateri e terremoti formano la faccia di Marine Le Pen, la Torre Eiffel e il brufolo sulla sua fronte. In Germania splende un sole bellissimo. Ah no, scusate, è la faccia della Merkel. Però ci saranno pochissime nuvole su tutto il paese, verso il nord. Scusate, sono le emissioni della Volkswagen. In Spagna, tornadi con dentro torrida corrida dividono il confine geopolitico tra Catalogna e Spagna. Nome scientifico, tornadi. E ora passiamo all'Inghilterra e alla Gran Bretagna in generale. Scusate, non abbiamo notizie. Però è arrivata una comunicazione dalla Scozia. Vogliamo di nuovo i nostri allevamenti di cornamuse indipendenti. E anche una dall'Irlanda. Ci siamo rotti. In Olanda, scosse sismiche hanno spostato il Parlamento olandese verso destra. Si sarà ispirato a Montecitorio. In Ungheria, tornadi neri mandati dal governo per distruggere migranti e campi rom hanno per sbaglio distrutto la centrale elettrica di Budapest. Adesso la città è completamente oscurata. Il suo nuovo nome adesso è Budapest. In Russia nevica. Grazie. Putin cerca di mandare venti gelidi verso l'Europa. I gilet gialli hanno dichiarato Liberté, Égalité, Putin, put out. In mezzo al Mediterraneo si sta formando un gigantesco vortice nero nel mare. Sta risucchiando Corsica, Lampedusa, la Sicilia, la Sardegna e altre piccole isole. Gli studiosi ritengono che l'unico modo per rimediare a questo fenomeno sia...